adesso va a sesta vista, sì, na na na, 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 15 kg in due mesi, Amici miei, corpo sano, vita sana, dieta da paura. Dice, che hai fatto SOS estetista? Hai fatto sport? No, ho fatto la dieta alcalina vegana. Eccomi qua. Ta 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 ta. Yes! Yes, amici! Eccoci qua con la spiegazione della mia dieta, perché me l'avete chiesto e perché ci tengo pure a precisare che comunque non ha controindicazioni e ci si nutre abbastanza, non ci si altera le situazioni, insomma, della pressione, della tiroide, non si altera nessun organo e è sotto controllo chiaramente anche con le analisi del sangue. Comunque ve la dico perché me l'avete chiesta, chiaramente. Poi la scelta è vostra, chiaro. Allora, la mia dieta vegana alcalina, vegana, la quale mi permette di perdere peso 15 kg in soli due mesi. Praticamente il mio corpo è rimasto solo fibra, non ha un filo di grasso, ok? Chiaramente considerate anche che io ho ripreso a prendere il cortisone, che sono una mesata, e non ho messo un etto, quindi questo vuol dire che continuo a depurare, a disintossicare la tossina e quindi il peso è rimasto stabile. Allora, si inizia con la colazione. Al mattino 5 bicchieri di condicentrifuga estratto con l'estrattore, perché l'estrattore non brucia le sostanze attive delle vitamine e delle proteine contenute nella verdura, mentre una centrifuga normale purtroppo supera i 45 gradi e ahimè dopo lì non c'è il nutrimento. Quindi è pericoloso usare la centrifuga. Non la usate in questa dieta, ci vuole l'estrattore. Allora, i 5 bicchieri di centrifuga la mattina di carote e mela sono fondamentali per la colazione, vanno bevuti uno ogni ora. Questo è quanto, uno ogni ora. Finiti i 5 bicchieri, avete finito. Chiaramente l'alternate anche con l'acqua. Dritto sto cappello? Sì. Ok, acqua alcalina di 10.2 pH, che contribuisce a ossigenare le cellule. Questo percorso che vi sto dicendo ora va fatto per 21 giorni, perché le cellule del corpo ci mettono 21 giorni per risanarsi, per ristrutturarsi, per disintossicarsi, e va fatta in questo modo, ragazzi. È dura i 21 giorni, ma se non fate questo percorso è inutile. Non andate oltre. Quindi il contenuto delle vitamine rimane integro. Pensate che con il succo di carota ci allattano i neonati fino a 5 mesi e crescono da Dio come se mangiassero il latte. Quindi poi questa è la colazione. Il pranzo: verdure semicotte al vapore per 5 minuti. Possibilmente spinaci, quindi devono avere comunque una foglia molto verde perché contiene clorofilla, e la clorofilla ha un ottimo nutrimento di proteine, che sono quelle che vi aiuteranno a non perdere, poi ci aiuteranno a non perdere appunto la mancanza della carne, del pesce, delle uova e del latte derivati. Quindi spinaci, bietola, broccolo, cavolo, cavolfiore, zucchina, peperone verde, rapa rossa, queste sono quelle più potenti,
che hanno più sostanza. La rapa rossa, ad esempio, contiene i polifenoli, un ottimo, sono tutti antiradicali, sono tutti antiossidanti e fanno benissimo alla pelle e alle cellule, sono tutti ossigenanti. Quindi il pranzo si fa con la verdura semicotta e condita con olio extravergine, chiaramente biologico, sale dell'Himalaya, quello rosa, e limone a volontà, perché il limone è altamente alcalino, è il più potente. Poi potete anche comunque alternarlo con, per esempio, cucinarlo in una padella con acqua alcalina, olio extravergine, uno spicchio d'aglio, buttare dentro la verdura cruda, spadellarla per 2-3 minuti col coperchio e spegnere. La potete mangiare anche così, buonissima. Io ci faccio la cicorietta di campo. Poi la merenda, si ripete la centrifuga, però questa volta di solo verdure, e quindi potete scegliere appunto gli spinaci, la bietola, il broccolo, il cavolfiore, la zucchina, no, la zucchina no, io ci metto il citriolo, il finocchio, ci metto la carota, ci metto il sedano. Ecco, il pomeriggio solo verdure. Sempre un bicchiere, uno ogni ora, fino a che è arrivata l'ora di cena. La cena si prevede con solo crudo, quindi potete fare un'insalatona mista con la cipolla, che fa molto bene, alcalina, e carote, finocchi, citrioli, ravanelli rossi, di più e non posso, quindi mangiate solo quello. Questo è quanto, per 21 giorni, tutti i giorni dovete mangiare questo. Il tipo di frutta solo permesso è la mela, il cocomero, che se anche è zuccherino però è diuretico, quindi lo espellete subito, va benissimo, e uva nera, melograno, lamponi, mirtilli e ribes. Poi, dopo i 21 giorni, potete inserire la pasta di farina di kamut, che è un cereale che non ha nessuna controindicazione, non ha zuccherini soprattutto. Quindi si inizia ad inserire la pasta, 80 grammi di farina di kamut, una volta alla settimana, e alternato con il grano saraceno, una volta a settimana. Quindi fate la pasta, dopo 2 giorni ricontinuate con le centrifughe, le verdure lesse, le verdure crude a sera, e dopo 2 giorni inserite il grano saraceno e poi finite la settimana così. La prima settimana pasta e grano saraceno, stop. La seconda settimana 2 volte la pasta, 2 volte il grano saraceno. La terza settimana 3 volte la pasta, 3 volte il grano saraceno. E fino ad arrivare appunto a un mese, che mangiate tutti i giorni un giorno pasta, un giorno grano, un giorno pasta, un giorno grano. Il grano saraceno si cuoce con l'acqua e potete farlo o con uno spicchio d'aglio e cipolla dentro a zuppa con un po' di carote e sedano, oppure lo lessate, lo scolate un po' ardente e fate da parte un sughetto fresco con aglio e olio, e è sempre acqua, perché mai friggere l'aglio o la cipolla con l'olio, perché si ossida e quindi perde tutto il nutrimento, perché anche l'aglio e la cipolla sono prodotti alcalini, e quindi fare il soffritto sempre con l'acqua e olio. Quindi fate il sughetto e poi ci mettete il grano dentro, è speciale, è meraviglioso. E poi possiamo andare, appunto, le merende, per esempio, sono sempre portate dalle centrifughe, e anche la colazione, quindi sempre 5 bicchieri, uno ogni ora. La cena è composta sempre da verdure crude, sempre, guardate voi quello che vi potete mangiare, per esempio io a volte mangio anche lo spinacio crudo, è molto buono, lo misto nella verdura, nell'insalata mista. Poi possiamo aggiungere anche il pane di
Oddio, dove sta? Sono persa. Vabbè, il pane bianco, io per esempio perché me lo faccio da sola. Io compro la farina di Camut e mi faccio acqua e farina, mi faccio il pane ogni 2 giorni, faccio una pagnottella o una schiacciatina e me ne mangio un po', non troppo ragazzi, è la sera con l'insalata. Ecco, mano a mano, dopo un mese che avete aggiunto la pasta con il grano, aggiungiamo anche il pane e aggiungiamo il riso nero. Quindi facciamo un giorno pasta, un giorno di un grano saraceno, un giorno riso nero e un giorno lenticchia rossa. Poi la condite come vi pare a voi, o a minestrona zuppa o col pomodoretto fresco, come ho detto io, un bianco, insomma. Poi potete prendere, per esempio, la mozzarella di riso, metterla appunto sul pane, ma questa è una chicchetta in più per chi c'ha molta fame. Da tenerlo sempre in frigorifero, pronto per ogni esigenza, chiaramente. Io ogni tanto mi prende un attacco di fame, che faccio? Me lo spalmo su un po' di pane. Pane azimo, non mi veniva in mente. Potete comprare il pane azimo, che è molto friabile, per esempio. Sono delle sfogliarelle fine. Ma a me non mi dà tanta soddisfazione, me lo faccio da sola, senza sale, senza olio, Poi c'è lo stracchino anche di riso, molto appetitoso, non da aspettare quello nostro, però come alternativa va bene. Poi per esempio potete cucinarvi anche a pranzo, sfiziosamente potete creare una lasagna di zucchina, poi comunque ci sono, se voi mettete su internet dieta vegana, vi tirano fuori un sacco di ricette molto fantasiose. Quindi io ho visto questa ricetta di questa lasagna che è cruda di zucchina tagliata fino a julienne, poi sopra faccio un sughetto a parte, ci metto il pomodoro, ci metto la mozzarellina di riso, che non si squaglierà mai, non è come la nostra ragazzi, però gli dà quel saporino, quella fantasia anche di vedere un piatto diverso. E poi sopra di nuovo un'altra zucchina, pomodoro, mozzarella, zucchina, pomodoro, mozzarella, mettete in forno 10 minuti, non di più, non deve cuocere troppo la zucchina, e mangiate un piatto più elaborato, più soddisfacente. Io l'ho fatto anche con la melanzana, però la melanzana non ha molto nutrimento, però l'ho fatto perché a me piaceva, avevo proprio voglia, desiderio, oddio, non ho sgarato, non ho mangiato carne, non ho mangiato un bue, quindi va bene uguale, insomma, ogni tanto alternare anche la verdura. Poi per esempio mi faccio il peperone verde in padella con tanta cipolla, col coperchio, faccio a fiamma bella veloce, non troppo cotto, ripeto, eppure quello sul pane, a volte la sera non mi va di mangiarmi sta verdura cruda, ma lo faccio raramente ragazze, e me lo mangio pure a pranzo appunto, anziché sempre sta bieta al limone, broccolo al limone lessato, mi faccio il peperone in padella. Ecco, e va avanti così ragazze, così andate avanti così per 2 mesi. Quindi il secondo mese si mangia, sono i primi 21 giorni un po' critici, però il corpo diventa sano, la pelle meravigliosa, si dorme che è una bellezza e ci si sente giovani, ci si sente giovani. Mi sono fatta bionda, guardate, biondo platino, mi sono messa tutta lo smaltino rosa, molto Barbie, mi sono ricoglionita, vabbè, va bene uguale, va bene, sono felice, sto bene e spiritualmente sto da Dio, sono proprio sintonizzata con l'energia universale. L'unica cosa che purtroppo l'intervento al seno, ve l'avevo detto, mi ha dato un sacco di complicazioni. Infatti respiro ancora male, ho l'affanno perché l'intervento mi ha dato dei disturbi alle ossa, perché io avevo già 7 ernie del disco, quindi ultimamente ho fatto un ricovero approfondito per vedere questi dolori lancianti che ho alla schiena che non mi hanno più lasciato, quindi mi ha dato affaticamento respiratorio, ma i polmoni stanno bene, solo che devo intervenire adesso sulle vertebre purtroppo, perché si sono schiacciate, è uscito un po' di midollo
e questa cosa mi ha causato questo affanno. Ecco, sono un po' deboluccia solo a livello respiratorio. Beh, ve lo dico perché magari mi vedete che faccio fatica a parlare, mi vergogno pure, non volevo manco far video. Ho detto però lo devo fare, cioè ma meglio allontanarmi da YouTube, ragazzi, non ce la posso fare. Siete il mio cuore, io ho aperto il cuore a voi, ormai siamo sintonizzati, vi voglio bene, siamo una famiglia online, virtuale, anche se non vi vedo, vi sento, i messaggi, le mail che mi mandate su Facebook, poi comunque potete vedere la mia vera realtà perché io metto i miei veri link, come sto spiritualmente, se sto bene, se sto male, non ho mica, non ho proprio maschere, io sono così, ragazzi. E niente, ormai mi sono aperta a voi, è inutile nasconderlo, no? Quindi ve lo dico che parlo un po' così perché ho questo piccolo affaticamento. Vabbè, ok ragazzi, spero che vi sia piaciuto. Prendete atto qualsiasi cosa sul mio blog, comunque c'è sta già la dieta alcalina, ci sono le informazioni sull'acqua alcalina, ho messo un sacco di video. Andate sul mio blog e andatele a consultare. Vi bacio e mo faccio subito un altro video. Sì, SOS Setista non va a canna mai!